Il diritto all'acqua è un diritto inalienabile per ogni essere umano, ma siamo davvero in grado di garantirlo? Era il dicembre del 1948 quando, nel suo terzo incontro, l'Assemblea Generale dell'ONU ha adottato la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, un documento che elenca in 49 punti tutti i diritti imprescindibili di ogni individuo. 62 anni dopo, nel 2010, l'ONU ha riconosciuto che l'acqua potabile e i servizi igienico-sanitari sono un diritto umano come estensione dell'articolo 3, che recita: ogni individuo ha diritto alla vita. Questo comporta obblighi concreti per gli stati membri ONU e le aziende impegnate nella gestione delle risorse idriche per garantirvi un accesso universale. Nonostante sia il fulcro dello sviluppo sostenibile, siamo ancora lontanissimi da un accesso equo all'acqua, che rimane un privilegio e un elemento di instabilità geopolitica. Infatti, se a partire dal 1900 sono stati mappati 843 conflitti legati all'acqua, più della metà si sono verificati negli ultimi 20 anni. Sappiamo che, a livello globale, più di una persona su quattro non accede a fonti sicure di acqua potabile, mentre più della metà della popolazione usufruisce di servizi igienici inadeguati. La crisi pandemica ha poi inasprito le diseguaglianze legate all'accesso e qualità dell'acqua, lasciando 3 miliardi di persone senza possibilità di lavarsi le mani con acqua corrente e sapone, la misura di prevenzione più efficace contro il Covid. Nonostante si concentri nei paesi sottosviluppati e in via di sviluppo, anche l'Europa è toccata da questa crisi. Si stima infatti che 48 milioni di europei non abbiano acqua corrente. Questo dato è ancor più allarmante se si pensa che i servizi idrici, con le norme di igiene a cui obbediscono, rappresentano uno dei migliori alleati per contrastare i problemi sanitari. Tra le misure per una ripresa più resiliente e inclusiva, l'Europa sta studiando l'implementazione di una Water Smart Society, un'infrastruttura più efficiente, basata sul riciclo e sulla riduzione delle perdite, e che faccia leva su un ecosistema digitale interoperabile e sull'intelligenza artificiale. L'OMS stima che per ogni dollaro investito in questo ambito c'è un guadagno di 4 dollari in termini di spese sanitarie evitate e produttività. Finanziare un accesso più equo all'acqua, quindi, conviene anche economicamente.